No, io la definirei come giusto che sia uno scontro salvezza, l'ennesimo, dopo domenica scorsa. Un banco di prova molto importante, soprattutto per capire se abbiamo imparato la lezione, ma fondamentalmente resta uno scontro diretto perché la Vibonese è lì, è vicino a noi, è nel gruppetto in questo momento delle pericolanti e quindi come giusto che sia. Per le dichiarazioni del loro allenatore si giocheranno tanto domani. Vi dico la verità, ho ancora dei dubbi, ho ancora molti dubbi. Tenendo anche conto del turno infrasettimanale di martedì, ma principalmente mi interessa la partita di domani, uscire con un risultato positivo e. Dipenderà anche molto dal modulo che andremo a proporre e quello potrebbe certamente cambiare qualcosa. Io ho il piacere di ascoltarvi perché vi seguo e quindi cerco di imparare da voi giornalisti e voi mi insegnate, perché me lo insegnate, che i numeri sono talmente importanti e dai numeri non si scappa e non si esce che non possiamo noi, ma lo dico veramente, non lo dico per. Io sono convinto che la mia è una buona squadra, ma nello stesso momento sono convinto che noi abbiamo dimostrato di non essere una squadra matura, di non essere una squadra cattiva, di non essere una squadra concentrata e quindi ci siamo ritrovati la settimana scorsa e correggetemi se sbaglio, ho detto la settimana scorsa, se dovessimo vincere o perdere e poi rivincere e ogni settimana stiamo qui e la partita dei playoff e la partita dei playout non ne usciamo più. Io ho detto, correggetemi sempre se sbaglio, abbiamo questo mini torneo fino al 29 di dicembre, 28, non so quando giochiamo, 29, e poi tireremo le somme per capire veramente questa Paganese. Se guarita da gravi disattenzioni, da gravi lacune difensive, da gravi lacune di attenzione, o se è una squadra che necessita di un mercato principalmente non di calciatori di magari qualità, ma caratteriali. Ma io non mi sento, e guai se io dicessi oggi no, è una partita che ci deve dare, no, io batto perché la squadra l'alleno e quindi mi rendo conto ancora di queste lacune che noi ci portiamo dietro giorno per giorno e sono lacune importanti, proprio stamattina. C'è stato un richiamo alla squadra perché su situazioni sulle quali lavoriamo e ci rendiamo conto che manchiamo da un punto di vista dell'attenzione. E quindi io ho il dovere di dire quello che penso e quindi penso questo. Spesso, non qualche volta, spesso anche non tirandoci in porta ci fanno dei gol. Anche qui io non mi trovo d'accordo perché non possiamo parlare di mercato oggi, perché andremo a distogliere quella che è l'attenzione su questo proseguo del campionato, principalmente sulla partita di domani. Quindi preferirei concentrarmi su quello che abbiamo in questo momento, che per me sta facendo bene, però i numeri dicono che siamo una squadra che soffre, siamo una squadra che al momento è poco fuori dalla zona playout e domani ci
andremo ad affrontare una formazione che è lì con noi, che venderà a cara la pelle su un campo particolarmente difficile contro una squadra che gioca al calcio ma è aggressiva e che venderà, ripeto, cercherà di fare il massimo e noi dobbiamo andare lì non con un coltello tra i denti ma con tanta rabbia, con tanta cattiveria, con tantissima concentrazione, sapendo che ci aspetta uno scontro diretto. Non so vedere oltre, e né mi voglio illudere che qualcosa sia cambiato, perché non è cambiato niente. Abbiamo vinto una partita con l'Agragas soffrendo, la squadra ha fatto la partita che doveva fare. Sappiamo di avere una squadra che ha dimostrato in queste partite di essere una squadra che se la può giocare con tutti, ma allo stesso tempo ha dimostrato lacune caratteriali notevoli. Sì, in parte ho risposto prima alla domanda, nel senso che dipenderà anche dal modulo che andremo a mettere in campo domani. Un pensierino certamente lo farò anche a martedì, quindi se si potesse cambiare qualcosa martedì lo faremo e quindi ci potrebbe essere qualche staffetta, ma allo stesso tempo la partita importante, quella che conta, è domani e quindi mi porto dietro più di un dubbio. Sì, l'ho letto. Ma Kiriak ha fatto bene, quindi è normale che, ripeto, verrà riconfermato perché ha dimostrato di essere pronto, ha dimostrato di aver fatto notevoli passi avanti rispetto a quando è arrivato, ha dimostrato grande serietà, ma allo stesso tempo abbiamo anche la consapevolezza di avere con noi, io l'ho definito, lo definisco ancora tutt'oggi, il miglior portiere della Lega Pro, che ha attraversato e sta attraversando un momento difficile, ma mi piace molto questa sua reazione che ha avuto, la settimana che ha fatto. Vincenzo per noi era e resta un giocatore importante in campo e soprattutto all'interno dello spogliatoio. Tutti, tutti. Hanno avuto tutti una buona reazione e ritorno a dire quanto detto la settimana scorsa, che mi auguro che soprattutto loro capiscano che sono tutti giocatori importanti. Quindi mi auguro che una scossa ci sia stata all'interno e devo dire la verità, è stata una settimana da un punto di vista proprio dell'aggressività importante. Abbiamo mancato un qualcosina ancora. Però le risposte che cercavo da un punto di vista caratteriale, della convinzione che tutti possono giocarsela, in virtù soprattutto di queste tre partite ravvicinate, abbiamo avuto risposte buone. Avevamo visto l'Akragas giocare sia col Catania che con il Foggia e ci eravamo resi conto che quando affrontava squadre che giocassero con un 4-3-3 li chiudeva molto bene, ripartivano molto bene e quindi abbiamo deciso di cambiare modulo. Ma abbiamo anche cambiato modulo per cercare di avere un attimino più sostanza, più equilibrio, più compattezza. Ripeto, domani è una partita diversa dove a seconda di come scenderemo in campo, ma mi ripeto ancora, cambia poco quello che è il modulo, se con i 3, se con i 4, se con i 2, se con i 3 in mezzo al campo. La squadra deve dimostrare di avere sostanza principalmente, di aver capito l'errore gravissimo e imperdonabile che abbiamo commesso a Fondi e cercare di non commetterlo più. Poi purtroppo ce ne saranno altre di sconfitte, ma quella sconfitta, per come è avvenuta, per come è successa, non deve assolutamente più capitare.
vince le battaglie ma poi perde la guerra. Lo ricordo con la Pirlo Lamezia Pagani, dopo la vittoria infrasettimanale, mi ricordo subito dopo la sua diciamo fuga tra virgolette, vinse a Pagani con una squadra ormai che era allo sbando, disse che avrebbe sfavorito il campionato. Un gesto così di grosso come dire, consapevolezza, ecco. Poi alla fine le sue squadre vengono meno nei momenti clou. Noi abbiamo visto la Vibonese in Coppa Italia, non ci ha fatto una grossa impressione, anche se sarà un'altra squadra. Secondo lei che cosa è cambiato dalla Coppa Italia al campionato? Tanto. Tanto, mi ricordo una sua battuta quando ci salutammo a fine gara al triplice fischio dell'arbitro, mi disse ci rincontriamo quando faremo le cose fatte per bene, le cose vere, perché sia la nostra che la loro era una squadra sperimentale. Lo ricordo e ricordo un allenatore bravo, ricordo che certamente ai punti avrebbero meritato loro di vincere il campionato e soprattutto la partita di ritorno fu, voglio dire, per certi versi fortunata, ma la fortuna non arriva mai per caso. Noi ce la sudammo, ce la lottammo, mettemmo in campo veramente tutto e di più e quindi fu una vittoria fantastica, perché nonostante fossimo inferiori, ma tirammo fuori quel qualcosa in più che mi auguro che la mia squadra tiri fuori domani, perché ho cercato di far capire veramente l'importanza da un punto di vista mentale e quello che ci aspetterà da un punto di vista sportivo domani. Quindi mi auguro che siamo pronti alla battaglia.